Quindi non si può negare che la politica di questo paese lo abbia beneficiato, e tanto, era un prediletto della politica, perché quegli indulti, quelle amnistie valevano per lui e per tutti gli amminati che c'erano in giro in questo paese, che hanno continuato a delinquere. Quello che sta mettendo in atto il PD a Roma è semplicemente una messa in scena, abuso e consumo dell'opinione pubblica nazionale e mondiale. E ci guarda. Perché dall'estero ci guardano, quello che succede nella nostra capitale viene osservato attentamente per capire a che punto è la notte, come si diceva nel nostro paese. E la notte è fonda, perché guardate, ne hanno fatto un cenno soltanto, ma è una chiave di snodo. Il municipio di Ostia viene richiesto lo scioglimento per la questione della gestione delle concessioni del demanio balneare, dei lidi, volgarmente detto. Bene. Quindi c'è già un commissario che se ne dovrebbe occupare, con lo scioglimento ci sarebbe una commissione di tre commissari che si dovrebbe insediare e dovrebbe gestire nella legalità queste concessioni. Che cosa fa un'amministrazione pesantemente infiltrata come quella di Marino? Tenta subito di sottrarre ai commissari che verranno mandati per lo scioglimento la gestione dell'elemento fondamentale degli interessi mafiosi. Ditemi voi se questa non è la prova completa di chi comanda in questo comune. Questo l'abbiamo detto chiaro. E vi dico un'altra cosa: io ho letto la commissione, la relazione della commissione d'accesso, che è segretata e che noi come Movimento 5 Stelle chiederemo a gran voce di desegretare, perché tutti devono leggere nel nostro paese, non solo a Roma, che cosa è Roma. E quello è un quadro devastante, preciso e puntuale, che non ammetteva altre soluzioni, chiarissimo, se non lo scioglimento del comune di Roma. Come sia stato possibile che da un quadro chiarissimo fatto da una commissione terza, ovviamente di funzionari del Ministero degli Interni, si sia arrivata alla proposta Gabrielli, è fatto assolutamente incomprensibile che Gabrielli non è riuscito a spiegare in commissione antimafia, assolutamente annaspano fra discussioni sociologiche di interesse nazionale, insomma, detto cioè, non si poteva sciogliere la capitale d'Italia, vabbè, allora si lascia nelle mani dei mafiosi, questa è la conclusione. In realtà le dinamiche sono ben peggiori e ben più gravi, perché quello che accade qua sotto i nostri occhi accade anche in Parlamento. C'è un magistrato, c'è un articolo di oggi che vi invito a leggere, un magistrato che non è un magistrato qualunque, Sebastiano Ardita, è stato anche al DAP, è uno che conosce bene la mafia, la trattativa Stato-mafia, ha dichiarato che la trattativa Stato-mafia è un fatto. Fatto. E sarà il metodo per prendersi l'Italia. E queste sono dichiarazioni gravissime. E sono purtroppo dichiarazioni vere. E allora vi aggiorno io a che punto è la trattativa. La trattativa Stato-mafia in questo momento è a questo punto. Sapete che cosa avviene di più ai boss mafiosi in carcere? L'ergastolo. Perché l'ergastolo per i mafiosi è il cosiddetto ergastolo ostativo, non accedono ai benefici, a differenza degli altri criminali che commettono anche fatti gravi. Avete visto per esempio quel criminale che aveva ammazzato il bambino Tommy, no? Che aveva avuto l'ergastolo, quello dopo 16 anni grazie agli svuota carcere e tutti i benefici l'anno prossimo uscirà dal carcere, quindi ergastolo non ce n'è per i criminali comuni. Per i mafiosi no, per i mafiosi c'è l'ergastolo, è effettivo, e il presidio
di questo ergastolo si chiama articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Ricordatevelo bene, non il 41 bis, il 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che dice una cosa semplice, chiara, che tutti noi condividiamo. Si possono dare i benefici ad un mafioso, ma questo per accedere ai benefici deve riconoscere l'autorità dello Stato. E come la riconosce un mafioso l'autorità dello Stato? Collaborando. Bene, la trattativa Stato-mafia, che è al primo punto del papello, di ogni papello, di quelli che abbiamo visto e di quelli che non abbiamo visto, c'è la coalizione per caso, è arrivata al punto cruciale. A giugno il PD ha presentato in Parlamento una proposta di legge per modificare l'articolo 4 bis e togliere l'obbligo della collaborazione. Quindi i mafiosi, se in carcere fanno i mafiosi, cioè si comportano dignitosamente come deve fare un mafioso, non dà problemi, può accedere ai benefici senza obbligo di collaborazione. Proposta di un membro PD della Commissione Antimafia. Subito ci siamo allarmati, abbiamo sollevato proteste. Che cosa ha fatto chi sta tenendo in mano la trattativa? Ha fatto un passo indietro, si è rendato, ha capito che era troppo grossa. La vogliono fare lo stesso, però stavolta non discutendo nella sede legittima, in Parlamento, davanti a voi cittadini, no. L'hanno inserita in una legge delega. Alla Camera stanno discutendo la legge delega, e si chiuderà ora a settembre, sulla modifica del codice penale e di procedura penale. E sapete che cosa c'è nel Gran Calderone? L'articolo 4 bis. Allora noi abbiamo chiesto a Orlando in Commissione Antimafia: ministro, ma volete abolire l'ergastolo ai mafiosi? E questo ha cominciato a fare una discussione, poi usciremo i verbali, senza capo né coda, in cui ha confermato che è così e che lo vogliono fare, però con la legge delega, discutendo con tutte le categorie interessate. Ma quale categorie? Ma dove lo vogliono discutere? A Opera, a Lucertone, dove lo vogliono discutere? Vedendo l'organigramma che è stato pubblicato dai giornali, questa cupola romana,
C'era il ruolo di Fabrizio Franco Testa, che era definito quasi un mediatore molto importante, no? Per Carminali e Ostia. E lui è stato anche un assessore di altre giunte precedenti, della giunta Bordoni, nonché anche consigliere ancora prima di diventare assessore. Ecco, una domanda che volevo farti è questo altalenarsi di giunte che c'è stata a Ostia, un po' di sinistra, un po' di destra, che naturalmente sono state quasi perfette, prima una e quell'altra senza mai accavallarsi, ha un risvolto, secondo te? Cioè, c'è comunque un fatto conseguenziale che poi ha portato ad oggi a, diciamo, all'opinione pubblica quello che si è sotto gli occhi di noi. Mentre per Paolo Ferrara la domanda era questa: ultimamente il bando delle spiagge era andato deserto il Loggio 6, credo, che poi invece è stato due lotti, che aveva vinto, credo, la operativa curiosamente, se non erro, che poi ha avuto un ricorso e per motivi tecnici è stata andata via. E, è vero che ancora c'è, come hai detto tu, la tredicesima su quel lotto? Grazie alla domanda, in realtà la domanda potremmo già parzialmente la risposta. Nel senso, è chiaro che non è solo questo che abbiamo identificato come elemento, abbiamo parlato di testa, che fa da tramite nelle varie giunte. In realtà noi abbiamo cercato di andare a fondo su tutti questi anni, queste relazioni che si sono affinate politico con politico, nel senso se non organizzare la persona, ma comunque sempre non garantito che questi personaggi, questi rapporti, queste relazioni potessero, oltre che essere agevolate, anche andare avanti nella loro attività, diciamo, criminale. Quindi è evidente che questi personaggi ci sono, esistono e hanno rapporti con questo sistema. Però più li denunciamo, più riusciamo a delineare le loro vedute nell'operazione che hanno svolto, più riusciamo poi a aiutare i magistrati. Grazie. Innanzitutto evidenzio come nel bando spiagge l'ultimo fatto dalla Giunta Tassoni i partecipanti siano pressoché uguali al numero delle spiagge che andavano a bando, e questo già sta dicendo questa, nonostante lo che prima abbiamo spiegato. Dopodiché non solo ci risulta che la cooperativa tredicesima gestisca un lotto 6 se non sbaglio, quello dove era la sede legale, ma è stata anche assegnata a una spiaggia adiacente, che era la spiaggia che viene consegnata nel 2003 da Walter Vertroni e dall'allora sindaco, mini sindaco Cornelli, in presenza di Vito Triassi. C'è una fotografia visibile su tutti i siti, basta cercarla, una spiaggia in odore di mafia. Per cui non solo diamo, probabilmente da quello che emerge, se è vero, il passaggio della relazione del prefetto alla gestione delle spiagge era interessato e era comunque vicino a Punzi, ma gli diamo anche le spiagge che prima erano odore di mafia, dove c'era la Cosa Nostra, in continuità con quello che comunque è stato il panorama di Ostia e il territorio della Roma. Grazie. Altre domande? Giacomo Antonio, Web Italy. Innanzitutto volevo fare una domanda che riguarda in generale la situazione di Ostia. Avete spiegato che il sistema, diciamo, mafioso continua in parte ad agire ad Ostia, quindi volevo sapere se secondo voi ad Ostia c'è bisogno di un cambio di mentalità che riguardi tutta la popolazione o semplicemente di azioni politico-amministrative dirette, più tecniche legate all'ambito della politica. In questo senso, cosa ha fatto Stefano Esposito dal commissario PD a Ostia? E invece l'altra questione riguarda in generale il commissariamento soltanto del municipio di Ostia. Io volevo sapere se secondo voi è semplicemente illegale perché fa contro il testo unico degli enti locali o semplicemente è una mossa, diciamo, politicamente debole, perché alla fine abbiamo visto, come ha detto voi, che Marino vuole riprendersi dei poteri. Sullo scioglimento una precisazione. A mio avviso, anche per la mia esperienza professionale come avvocato amministrativista, lo scioglimento solo del municipio di Ostia è illegittimo, perché contrasta con gli altri presupposti che nemmeno lo prevedevano. Lo dice lo stesso Gabrielli, nella proposta della commissione d'accesso non è previsto lo scioglimento di nessun municipio, perché
danno per scontato l'esito. L'esito è uno e uno solo. Un'amministrazione incapace di reagire alle infiltrazioni mafiose e soprattutto, dice la relazione, contaminata nei processi decisionali dalle infiltrazioni mafiose, va sciolta. Punto. Come siamo potuti arrivare a una determinazione diversa, è un atto che rientra negli ambiti della mala politica, io penso, perché è un atto che è stato preannunciato a mezzo televisione prima dell'arrivo delle relazioni da Renzi, che è andato alla Vespa, non è che ha preso il telefono e ha telefonato a Gabrielli, perché sapeva che finiva nei guai se telefonava a Gabrielli perché sono tutti intercettati. No, gliel'ha detto 90 milioni di persone. Noi Roma non la scioglieremo. Ovviamente un prefetto nominato dal potere politico, da quel potere politico, cosa ha fatto? Ha eseguito, si è adeguato, si è arrampicato negli specchi per trovare una soluzione che andava bene, ovviamente, a chi aveva dato l'ordine. Questo per quanto riguarda lo scioglimento. Ripeto, la desecretazione, che sarà difficile, non la faranno loro, la faremo noi. Contateci che la faremo noi. Renderà chiaro a tutti che non era possibile non andare alla scioglimento. Non era possibile, tant'è vero, che lo stesso Renzi non ci credeva che riusciva a ottenere una proposta favorevole, aveva puntato alle dimissioni di Marino. Vi ricordate? Un momento già puntato, poi avrebbe avuto rassicurazioni che non veniva chiesto lo scioglimento e allora si poteva tirare avanti. Per rispondere alla domanda, sicuramente un problema culturale esiste, però non posso come alcune risposte siano arrivate verso una fiascolata fatta ad Ostia con migliaia di cittadini che hanno sfidato in questo caso dei clan, hanno avuto il coraggio di andare a denunciare in un momento difficile, in un momento dove tutti stavano in silenzio. Io credo che tutto nasca da un esempio. Il Movimento 5 Stelle lo sta facendo a tutti i livelli. Un buon esempio è quello delle case degli anziani da parte di parlamentari, che stanno lo stipendio da parte dei consiglieri regionali, lo diceva Silvano, in pari, il lavoro fatto comunque dopo come diceva insieme a lei. C'è bisogno di buoni esempi e i partiti questi anni non solo non hanno dato dei buoni esempi, ma hanno fatto tutto il contrario. E questo lo dimostrano le ordinanze, le intercettazioni telefoniche, quello a cui abbiamo assistito. Il problema culturale è un problema vero, però devo dire che mi chiamo Silvana, forse ci sono tantissime brave persone. E devo dire che queste persone in questo momento hanno sposato, se per l'Italia noi abbiamo introdotto all'interno della vita politica, ovvero non fare gli interessi personali, non fare gli interessi del movimento, del partito, ma gli interessi dei cittadini. Se perseguiamo questa strada, cambiano insieme a noi anche le persone. Vorrei fare una piccola aggiunta, perché si può avere erroneamente la percezione che la mafia sia qualcosa di completamente avulso dal sistema Stato o dal sistema economico, come se comunque nel nostro immaginario ci fosse sempre un mafioso che in modo più o meno violento cerca di interferire con le istituzioni. Ma c'è una mafia ancora più vicina e più latente. Io credo che ogni giovane onesto che debba scappar via, ogni impresa sana che si debba chiudere per colpa di uno Stato che non la tutela, ogni persona che perde una speranza è una pedina in più per il potere mafioso ed è una sconfitta in più per l'Italia del futuro e per l'Italia delle persone oneste. Questo è lo stesso reddito di cittadinanza, perché è una condizione che lo Stato garantisce alle persone per restare nell'ambito della legalità senza dover scappare via. Ed è per questo che bisogna capire che è tutto collegato, perché se noi non facciamo tutti i collegamenti, cadiamo nell'errore di immaginare sempre la mafia come qualcosa di staccato dalla nostra vita quotidiana. Invece anche quando abbiamo un figlio e non sappiamo proprio cosa fargli fare, cosa consigliargli, in quel momento lì
è una sconfitta per l'Italia della legalità. E quindi noi dobbiamo combattere questo tipo di prepotenza a tutti i livelli, c'è una prepotenza dello Stato molto più latente che si manifesta in ogni momento quotidiano della nostra giornata, quando stiamo in questo paese che è ancora tanto malato di questo. Quindi è questo quello che dobbiamo assolutamente rendere nostro e cercare di trasferire agli altri, a quelli che ancora devono fino in fondo assimilare questa associazione. Grazie. Siamo passati dall'orgoglio democratico di Berlinguer al cannibalismo di Orfini ed Esposito. Tra l'altro, oltre ad andare in televisione con la scorta, dalla televisione all'altra, non ho fatto nient'altro, perché sono venuto a mischiare le carte in modo da poter utilizzare questa confusione per poter dare una nuova legittimità al suo partito che non avranno mai a Ostia. Compresi sul ruolo del futuro